dallo stadio Dalus di Lisbona, la cattedrale per i tifosi locali. Oggi si affrontano Bayern di Monaco e Lazio. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Io punto sul predominio fisico di Mané, un'ala estremamente prolifica che sfrutta la sua velocità per superare il diretto marcatore. Sarà fondamentale il suo apporto negli ultimi 30 metri oggi. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Prova Müller. Goretzka. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Anderson trova la giocata nello spazio. Occasione. La gioca bassa. Va al tiro. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Estremo difensore. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. E sulla palla, i compagni aspettano il traversone. Prova il tiro. No, ha sbagliato tutto. Stanno tenendo un gran ritmo e una grande aggressività, di questo possono essere contenti, ma poi devono concretizzare di più. Prova a verticalizzare. Sané. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Sané cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Elegante! Si libera la grande! Riceve un pallone interessante. E trova il compagno. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Francesco Acerbi. Ecco Immobile. Che è duro ma efficace. Müller. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area però. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la calcia lontano. E intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Il passaggio, lancio lungo del portiere. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Il portiere la calcia lontano. Goretzka. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Bella palla ad allargare il gioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Müller, tocco preciso. Sané, passaggio in avanti. Anderson,
C'è il fischio dell'arbitro e fa tutto l'intervento. Adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Gnabry di forza. Sané la gioca in profondità. Prova il filtrante. Palla nello spazio, attenzione. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. La butta in mezzo. Felipe Anderson. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Buon lancio. Prova a saltare al centrocampo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Immobile. Decidono di giocarla all'indietro. La mette sulla sinistra. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Intercetta il passaggio, pericolo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Prova un traversone dalla tre quarti. Anderson. Pallone morbido verso la fascia. E ora deve concludere. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Primo tempo che finisce qui. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Il secondo tempo è cominciato. La Lazio ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Müller. Palla giocata alta sulla fascia. La spinge in avanti. Immobile. Questa palla è per lui. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Müller. Goretzka. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Goretzka. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Bella apertura. Müller allarga il gioco a destra. La mette in avanti. Senza dubbio gli avversari ti stanno riservando un trattamento speciale oggi. Non è esattamente una soluzione elegante, ma è necessaria. Questo è il classico giocatore che può sembrare assente per 89 minuti e poi ti punisce quando meno te lo aspetti. Fallita, è stato sfortunato qui. Sané prova la verticalizzazione. Fallo, calcio di punizione. È una traiettoria molto velenosa questa. Una conclusione velenosa. È sorprendente che ci abbia provato da quella distanza. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Sané si fa avanti in territorio nemico. Apertura di gioco sul fronte opposto. Vuole la profondità. Effettua un cross dalla tre quarti. Immobile. Tocco morbido. E trova bene il compagno. Occhio, può andare.
prova il traversone e passa Francesco Acerbi, riconquista la palla. Palla larga in profondità, se ne va. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio nero. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. All'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Il Bayern di Monaco ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Cerca spazio, chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova la giocata nello spazio. Va a cercare il secondo palo. Gioca una palla lunga, prova Müller, cerca la profondità, sulla fascia, è libero, ha la possibilità di andare verso la porta. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Ottimo disimpegno, fondamentale. Prova il filtrante. Può cacciare la rete, palla al centro. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Palla in avanti, verso il compagno. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Usai prova a crossare dalla tre quarti. Goretzka la gioca sulla destra. Bella serie di passaggi. Prova la giocata di misura. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Bayern Monaco sembra un po' corto d'idea in questa fase, cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Abbiamo superato il 90esimo, ancora 0-0. Vuole la profondità e passa, c'è spazio per calciare. Prova il cross tagliato. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Ed ecco il fischio dell'arbitro, la partita si è mantenuta in equilibrio, adesso decideranno i calci di rigore. Tutto sommato la partita mi è piaciuta, nonostante lo 0-0, ora qualcosa dovrà accadere per forza. Ci vuole freddezza adesso, è arrivato il momento dei calci di rigore.
5 tiratori da una parte e 5 dall'altra. Porterà a casa la vittoria chi avrà più testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. Müller si fa avanti per calciare il primo rigore. Müller tirerà per primo. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Che errore, ma come ha sbagliato? Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Sono sotto di 2 gol, devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Che disastro questo rigore! Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. E la mette in rete sulla sinistra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. E questo è il tiro che decide la partita. Fa malissimo perdere. E fa ancora più male perdere dal dischetto. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Ed è davvero...